fratelli bianconeri e sorelle bianconere, attenzione, super attenzione. Iscrivetevi al canale, like al video, commenti, sono tanti i commenti, vuol dire che siete attenti e molto attivi. Bravo, bravo, vi voglio così. E campanella per essere raggiunti e raggiunte soprattutto ovunque voi siate. Oggi, in questo contenuto, partendo dai commenti movilistici dell'ultimo turno di campionato, facciamo un recap, vediamo un po' l'excursus che ha portato in questo campionato la Juventus ad avere degli arbitraggi, delle moviole e soprattutto i commenti agli stessi episodi di un certo tipo, non, attenzione, non per giustificare ovviamente i risultati negativi sul campo della squadra, ma per capire cosa ci sta succedendo intorno e a cosa dobbiamo far particolarmente attenzione e contrapposizione, perché il discorso è il solito. Se noi lasciamo passare tutto così, diventa verità e diventa che pure quando non vinci hai farfugliato quello che invece hanno farfugliato a te. Ma soprattutto è il come, che è inquietante secondo me. E allora devo dire, cioè, a parte che c'è una curiosità, cioè la mente bestiale, siamo andati avanti, giustamente, no? Poi adesso lo vediamo nell'excursus. Dal 3-3 con l'Atalanta, la botta, i 15 punti, l'ingiustizia, però contemporaneamente nel disastro allenatore, squadra, hanno fatto gruppo unico, i tifosi, ricorderete le prime partite allo stadium, i fischi all'inno della Lega, la bolgia, le lamentele, insomma si stava vicino alla squadra e piano piano la squadra è salita, tant'è che siamo arrivati al punto di dire: oh, anche con meno 15 punti in saccoccia, ma che andiamo a prendere tutti, ci qualifichiamo lo stesso per la Champions. Poi improvvisamente, oh, sarà o non sarà, appena il collegio di garanzia del CONI ha rimandato la sentenza al mittente, bisogna ripartire da capo e quindi i punti sono tornati a casa loro. Ah, a proposito, dovrebbe essere il giorno venerdì, delle motivazioni del collegio di garanzia del CONI, quindi da lì capiremo anche tante cose. Appena ce li hanno riportati e la classifica è diventata, oh che bello, secondo posto, subito pronti via, abbiamo perso lo scontro diretto con la Lazio, poi vedremo come, oltre che per demeriti nostri, peraltro, e oh, abbiamo perso Lazio, Sassuolo, Napoli, pareggiato col Bologna, sono 3, 6, 9, 11, 11 punti li abbiamo già lasciati noi, eh? No, rido perché a volte bisogna ridere, ragazzi, beh. Cioè tutto sto casino, tutta sta battaglia, rivogliamo i nostri punti e poi appena ce li ridanno 15, 11, tac, li abbiamo subito restituiti, ecco, così siamo a post, andiamo avanti. Ecco, vediamo con il Lecce magari di vincere, così non ne restituiamo degli altri. Ma, dicevo, l'excursus che è importante. Perché? Ricordatevi da dove siamo partiti. Antonio Conte, Juventus Parma 4-1, prima partita di campionato ufficiale allo stadio, sole meraviglioso, estate, 4-1, gol di Marchisio al volo con l'esterno, Vidal che era appena arrivato, tutto perfetto, la nostra nuova casa, i tifosi entusiasti, una grande bolgia. E cosa fa Conte appena arriva nel post partita, invece che parlare del bel 4-1? Due temi tratta, uno che non gli è andato giù il rigore con cui Giovinco ha fatto il gol della bandiera, e due, che c'erano due episodi arbitrali clamorosi per noi non sanzionati, e quindi se partiamo così non va, cioè, subito. Ma perché? Perché lo fece? Perché era pazzo? No! No! Iniziò così perché la Juventus veniva da Farsopoli, dagli anni appena passati da Farsopoli, dove piano piano stava cercando di ricostruirsi, e veniva un po' presa in giro e dileggiata, soprattutto dal come capitavano gli episodi sul campo e come li commentavano fuori, cioè quelli della Juve sparivano da lì alla lamentela anche in caso di vittoria, e quelli degli altri invece, quando erano dubbi, venivano ingigantiti come se fossero dei favori recapitati a casa Juve. Siccome non è cambiato assolutamente nulla, io dico che questo campionato della Juventus, se lo andate a seguire partita dopo partita, ripeto,
al di là dei nostri demeriti di squadra, allenatore, non gioco, tutte le solite cose che facciamo in discussione ogni giorno, ma occhio, se andiamo a vedere partita per partita, Juve Sassuolo 3-0, ah, che bello, di ma già Juve Sassuolo, c'era qualcosa che non andava, ma siamo andati avanti, era successo qualcosina anche in Fiorentina, Juve 1-1, siamo andati avanti, Juve Salernitana 2-2. Il tracollo del VAR, no? Del protocollo del VAR, del sistema VAR, dell'affidabilità del VAR, perché tre errori in uno, cioè non tre errori in uno. Eppure, tra l'altro, gol a tempo scaduto di Milik, quindi partita vinta, non c'è neanche la possibilità di discussione su Emma, era il decimo del primo, no, partita vinta, perché lì l'arbitro fischia alla fine. Danno e beffa, perché Milik, ah, Milik lì tra l'altro, dopo scoperto l'errore, non è che gli hanno ridato, tolto l'ammonizione quando si è tolto la maglia, quindi a Monza non ha giocato, è rimasto squalificato. Lui è Quadrado, se non ricordo male, in due, per quel post partita. Quindi oltre al danno la beffa. Ma subito, subito, attenzione, eravamo in tempi non sospetti, perché non eravamo ancora in odore di meno 15 punti sul groppone. Tempi non sospetti, Gravina, il presidente federale, interviene e dice oh, abbassiamo i toni, non potevano vedere, non c'erano le immagini, è tutto a posto, nessuno ha sbagliato. C'è l'errore più clamoroso da quando hanno istituito il VAR come panacea di tutti i mali, tra l'altro lo fecero perché la Juve vinceva troppo, ricordiamocelo sempre, l'errore più clamoroso della storia, non ha sbagliato nessuno. Tant'è che non vengono fermati arbitri varisti, anzi. Importa? Certo che importa, perché comunque gli arbitri e sono umani come noi, come giocatori, sentono, odorano l'humus, l'ambiente, la situazione. Non è che un arbitro va a una partita e dice ah, quello lo devo penalizzare, questo non esiste. Però inconsciamente è condizionato da una campagna esterna mediatica. Cioè se lui si sente dire dal suo presidente, non degli arbitri in questo caso, ma addirittura della Federazione Italiana del Gioco Calcio, che è tutto a posto, non ha sbagliato nessuno. Basta, a posto, che problema c'è? Non viene fermato, quindi nel dubbio quando ci sono delle situazioni, no, contorte in area Juve, ma non nell'area di rigore, in area Juve, quindi in ambito Juve, l'arbitro mentalmente è sereno, perché tanto lo sa che alla fine anche se sbaglia non sbaglia, avanti a arbitrare, quindi a guadagnare, a prendere gettoni, a far carriera, il contrario di quello che ci ha sempre spiegato. Mentre improvvisamente appena c'è un mezzo favore che sarebbe pro Juve, fermati. Allora, se tu sei fermato e non guadagni più, è meglio che non sbagli pro Juve. È meglio che sbagli dall'altra parte. Come si diceva ai tempi, se devi proprio favorire qualcuno, guarda chi sta dietro. Però in questo caso dietro siamo noi, ma non vale più lo stesso teorema. Dopo Juve Salernitana, c'è Milan Juve 2-0. Juve 2-0, abbiamo perso male. Sì, ma alla fine del primo tempo da 0-0, partita da 0-0, a San Siro col Milan, alla fine del primo tempo c'è un fallaccio su Quadrado, l'arbitro fa proseguire e loro vanno all'intervallo sull'1-0. Finita nel dimenticatoio, quindi vedi subito dopo quel tragico errore, ce n'è subito un altro nel disinteresse generale. Sapete, no? Che a parte invertite, fine del primo tempo, 1-0 fallaccio, vergogna, ladro. Poi, andando avanti, entriamo anche nell'area 15 punti, mica 15 punti, ma prima che si interrompa il campionato della Juve per i mondiali, ci sono le due vittorie in casa belle, no? Il derby d'Italia per 2-0 contro la Lazio di Mastro Sarri per 3-0. Nel derby d'Italia per 2-0 ricorderete tutti che a partita ancora non chiusa, dove tra l'altro loro nel primo tempo avevano avuto tre palle gol, quindi non è che noi stavamo dominando la partita, cioè era una partita aperta, viene annullato un gol a Danilo che viene trattenuto mentre va a segnare, la palla gli sbatte in zona braccio perché viene trattenuto, quindi semmai sarebbe rigore, e gli viene annullato il gol a Danilo. E lì c'è il primo sentore di come vengono giudicate spinte o palle di mano della Juve in questo campionato, tutto al contrario. E anche lì va. Poi cosa succede? Che mentre la Juventus va a Napoli, guarda che sto tirando in ballo anche debacle clamorose, perché Napoli 5-1, quanto ci siamo
Arrabbiati è un eufemismo. Siamo imbelviti, no? Con squadra allenatore per quel 5-1. Però, pensando poi a cosa è successo al ritorno e ci arriveremo, nessuno ricorda, stranamente, quando si parla di Osimhen c'è sempre un po' di nebbia, che il primo tempo a Napoli finisce 2-1 con la Juve che ha la palla per il 2-2. Nella ripresa inizia un po' così così, ma 2-1, quindi partita ancora aperta. Osimhen tira un cazzotto al Catelli, manco fallo. Locatelli dopo è costretto a uscire col labbro sanguinante, ricordate, esco non esco, corner, 3-1, uomo marcato da Locatelli che doveva uscire non uscire, 3-1 e lì. E poi da lì noi sbracchiamo 5-1, quindi tutto nel dimenticatoio, però sul 2-1 Osimhen andava espulso. Sarebbe cambiata la partita? Ma chi lo sa, forse sì, forse no, ma nessuno l'ha raccontato quell'episodio e quindi non è agli annali, non esiste. Poi arriva la botta della penalizzazione, quindi vedete, no? Federazione dice non ha sbagliato nessuno quando c'è qualcosa di clamoroso, fa finta di niente, l'arbitro non lo commenta, non è neanche fallo, arrivano finalmente i punti, glieli abbiamo dati, con l'Atalanta una timida reazione 3-3, anche lì c'è un errore arbitrale contro la Juve, ma andiamo oltre, e poi partiamo con le fantasie meravigliose, cioè arriva Roma-Juve, ma Mourinho, che è squalificato, si becca una sospensiva per stare in panchina contro la Juve, così si può lamentare bene da bordo campo. Succede soltanto quando arriva la Juve, perché la Juve non puoi non fargli allenare la squadra contro la Juve. Certo, sospendiamo, così come iniziano le sospensive per le curve di Roma, per i cori che non vanno bene. E poi arriva la Coppa Italia e qui iniziamo ad entrare nel settore. Se non riusciamo a spingerli giù fuori dal campo, spingiamoli dentro il campo, tanto poi non sanzioniamo. Ed ecco la spintarella di Dumfries, arriva il rigore, Lukaku, la grazia del presidente Gravina per un giallo che va oltre il regolamento, fa un po' quello che gli pare, tanto ce l'arriva di mezzo, chi se ne frega, tanto ormai sono tutti, no, arrabbiati, la vergogna, ha falsificato i campionati, siamo arrivati a quella siamo lì, e quindi anche questo passa così. E quindi si può spingere la Juve. Allora arriva Lazio-Juve, potremmo non rimetterci in sesta, ci hanno ridato anche i punti. Milinkovic spinge Alessandro, rigore su Chiesa nel secondo tempo. E mi sento che cosa? E beh, la meraviglia, cioè Sarri, l'attore della Lazio, spinto anche dai commentatori, dal sito ufficiale della Lazio, che addirittura si lamenta e ne vuole lui. E via. E andiamo avanti, arriviamo a Juve-Napoli. 0-1. Partita giocata quantomeno alla pari, 0-1 nel finale, peccato che prima era 1-0 con il gol di Di Maria, che nasce da un'azione regolare, perché Milik va a prendere il pallone, che devia anche la sua direzione, qualcuno si azzarda mediaticamente a dire, oh ma era regolare, cosa dici? Entra in campo anche il bar dello sport nerazzurro, che non c'entra niente, i Fantastici 4, e via. E poi cosa succede? Succede che dopo, vabbè, il post-Coppa Italia di ritorno escono i rumors di quello che succede negli spogliatoi, un po' di bagarre, la Juve nervosa, arriviamo a Bologna, finalmente ci giochiamo una partita all'altezza dal punto di vista della partita giocata all'attacco, 5 palle non sprecate, batti e ribatti, difesa alta, 1-1 e Bologna va in vantaggio con monitor del VAR che non funziona, quindi l'arbitro non va al monitor, si fida di quello che gli dicono dalla sala di Lissone, e cosa gli dicono? Rigore per il Bologna. E Cuadrado impazzisce, dice, ma no, arbitro, ma c'era fallo prima. Cosa avrà pensato l'arbitro? Cosa avrà pensato? Secondo me, dove c'era fallo prima? Dice, la spinta su Alessandro. Ah, vabbè, ma su Alessandro si può spingere. Avrà pensato così, perché mi sento dire dalla Moviola, perché appare anche dal vivo una spinta evidente, oltre al contatto, poi ginocchio, ma proprio lo spinge, quindi quando uno sta andando, ce l'hanno già spiegato anche con Milink, se uno è in anticipo, se viene toccato, spinto leggermente, spinto pesantemente, ma comunque spinto, cade. Quindi c'è il fallo su Alessandro, infatti si lamenta, ma le moviole mi spiegano che, no, ma già dal vivo si vede che non c'è niente, anzi, è Alessandro che va a incrociare contro Rossolini. Quindi ragazzi, tutto questo per dirvi che va bene tutto, ma io inizierei a riflettere sul fatto che questa squadra, con tutti i limiti
Le deficienze tecnico-tattiche, gli errori dell'allenatore, il mercato sbagliato, ci possiamo mettere dentro tutto. Ma sta passando, non una volta, ma giornata dopo giornata, delle cose all'esterno del terreno di gioco che gli vengono scaraventate addosso, che sfiorano il senso del ridicolo, a volerle analizzare bene, e soprattutto ci fanno arrivare il messaggio che, cara Juventus, è inutile che ti sbatti tanto, perché comunque, in qualche modo, ti rimettiamo a posto. Questa è l'impressione. Ditemi la vostra. Iscrivendovi al canale, likeando il video, commentandolo come volete voi, come solo voi sapete fare, e soprattutto scampanellando, scampanellate, ormai si può scampanellare dappertutto, eh? Si può anche fare i cori in chiesa con le sciarpe, si può fare tutto.